Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È stata a ragion veduta definita la nuova ragione del mondo, vale a dire il nuovo spirito assoluto del nostro tempo. Alludo al libero mercato come unica razionalità riconosciuta, quella alla quale debbono genuflettersi tutte le altre realtà, che sia la sanità pubblica o la scuola. Tutto deve essere in quest'epoca strana e, per dirla con Hölderling, miserrima che stiamo vivendo, tutto deve genuflettersi alle ragioni insindacabili del libero mercato, quasi come se la ragione dei mercati fosse la sola, l'unica riconosciuta, l'unica degna di essere celebrata. La nostra epoca, in effetti, soprattutto dopo il 1989, si è venuta profilando come la civiltà del mercato, come se fosse una forza metafisica a cui tutto deve sottostare. Eppure già Hegel, il grande filosofo dell'Ottocento, che segnò più di ogni altro la storia della filosofia moderna, aveva messo in evidenza due tra le tante contraddizioni che caratterizzano il mercato inteso come forza a cui tutto deve sottostare. In primo luogo, secondo Hegel, affermare, come oggi fanno in forma parossistica gli odierni cantori del libero mercato, che nel lungo periodo il sistema economico produce un suo equilibrio, è, diceva già Hegel, una posizione pericolosa. E perché è una posizione pericolosa? Perché, diceva Hegel, anche la peste a un certo punto cessa e produce poi un suo equilibrio, ma frattanto centinaia di migliaia sono le sue vittime. E lo stesso possiamo dire per il libero mercato deregolamentato. Se lo si lascia procedere senza regolamentarlo, senza disciplinarlo con la potenza dello Stato e della politica, ebbene esso troverà senz'altro presto o tardi un proprio equilibrio, ma nel mentre avrà prodotto centinaia di vittime, di persone che avranno perso tutto, di nuovi emarginati ed esclusi dalla società opulenta, producendo appunto quelle che già Hegel a Jena definiva le tragedie nell'etico. Oltre a questo argomento a sostegno dell'esigenza di una regolamentazione politica del mercato, Hegel ne mobilita uno ulteriore che non deve essere trascurato e che, se mai è possibile, è importante anche più del primo. Diceva Hegel, con una critica sferzante a quell'Inghilterra che a suo giudizio incarnava non solo un popolo senza metafisica, ma anche un popolo votato alla libertà dei mercati e sempre più disattento alla capacità dello Stato di regolamentare i mercati, ebbene i liberali, diceva Hegel, fanno professione di individualismo, dacché celebrano la libertà dell'individuo come unica e come somma libertà. Ma sono proprio loro, diceva Hegel, i liberali, i primi a sacrificare il benessere del singolo sull'altare del mercato e dell'equilibrio economico. In sostanza, i liberali, notava Hegel, dimenticano che non è il mercato come ente astratto, come realtà metafisica, ma è solo l'individuo in quanto particolarità a rappresentare un fine e a essere titolare di diritti. Qui sta il paradosso, anche oggi, con tutta evidenza, del pensiero neoliberale, che dice di voler tutelare l'individuo e che in realtà sacrifica l'individuo, o meglio gli individui, larga parte degli individui e dei loro diritti, sull'altare del mercato. Esso e soltanto esso è il vero protagonista del neoliberismo, che pure dice di avere a cuore le sorti degli individui, che vengono tuttavia mandati letteralmente in rovina dal libero mercato concorrenziale. Radioattività con Diego Fusaro.